Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono sempre io, lo sto Jurassic 4, ciao amici, e oggi siamo qua nuovamente su Space Astronomy. E prima di iniziare devo dirvi subitamente una cosa. Allora, come potete vedere non abbiamo più nessun tipo di potere. Perché non abbiamo più nessun tipo di potere? Adesso vi spiego, perché è successa una cosa meravigliosa al mondo. Cioè praticamente il mondo si è buggato tutto, è crashato, non potevo più riaprirlo, è tipo stata madonna, un casino della madonna ho fatto. E allora ho fatto praticamente per poterlo appunto riaprire, perché vedete adesso stiamo giocando in quel mondo, tanto qua è un po' buggato ma vabbè, ok. Per poter giocare in questo mondo ho dovuto aprire MC Edit, copiare la parte di mondo, quindi qua della casa. Infatti come potete vedere non c'ho più nessun waypoint, perché questo qua è un mondo nuovo, non è quel mondo là. E praticamente ho dovuto copiare qua dentro appunto l'altro mondo, ed è stato davvero difficile. Ci ho messo 4 ore, ok? Perché prima non riconosceva il mondo, poi MC Edit continuava a crashare, quindi madonna, un casino della madonna. Però comunque ora siamo qua nella Space Astronomy. E se potete, se vedete che tipo non ho qualcosa o ho qualcosa, cioè no, se tipo mi manca qualcosa, tipo vedete che questi attrezzi c'erano consumati, adesso sono nuovi perché me li sono gibbati, perché ho dovuto, perché appunto non li avevo. Mentre invece l'hammer, non so come mai ce l'avevo ancora nell'inventario. Cioè ho creato un nuovo mondo eppure l'hammer era qua nel mio inventario. Cioè dici, boh, non si sa perché. Tra l'altro ho 14 panini, non si sa neanche questo perché. Però tutto sommato va bene. Poi niente, ecco, ho dovuto togliere una mod, che è la mod quella appunto per fare queste cose, quella Advanced Genetics, ho dovuto eliminarla perché altrimenti il mondo non si apriva, e invece ora si apre, quindi penso di aver risolto. Quindi niente, tutto qua. Volevo farvi vedere che appunto qua mi si sono, le quest mi si erano azzerate tutte, quindi le ho sbloccate manualmente. Però come potete vedere qua appunto un Gast l'avevano già ucciso, ma essendo che le quest si sono azzerate, beh, si è azzerata anche questa. E nulla, quindi poi intanto, cioè intanto che io fixavo tutto, qua la batteria si è riempita, perché ovviamente, cioè sapete com'è stare a lavorare dentro Minecraft mentre appunto non fa nulla se sono ricaricate le batterie. Qua ho ripiantato tutte le piante che avevo, perché non c'era più nessuna pianta. Qua non so cosa ci andava, quindi l'ho lasciato vuoto. Va bene, comunque non ci interessiamo di queste cose. E ora diciamo che purtroppo prendo una caduta ora, però non sono più abituato a prendere la onda caduta. Va bene. Comunque diciamo che adesso entriamo nel Nether e andiamo a cercare i Ghast e i Blades, il che è una cosa abbastanza figa. E soprattutto hanno aggiornato il pack, quindi ci sono tipo quelle mod strane che escono là in alto, cose strane comunque. E tipo la Nea è tutta nera così, madonna. Hanno aggiornato un botto il pack. E niente, basta, tanto devo dirvi quello. Ma comunque quella mod l'ho dovuta togliere. Ah, tra l'altro il ne... What? Perché? Perché il Nether è ancora così, scusa? Non sto capendo. Se questo è un nuovo mondo, come fa il Nether a essere ancora uguale all'altro? Ok, mi sa che ho fatto un po' di casini. No! Come un deficiente nella lava cadiamo. Già, mi sa che ho fatto un bel po' di casini, cioè, ho fixato, però ci sono comunque un po' di casini, quindi, già, molto bello. Ehi, Ghast, sparami, per favore. Resta lì. Boom. Ok, fermati. Ok, l'ha mancato. Ghast, ti prego, non fuggire, che questo coso fa schifo. No, vedete che fa schifo, non riprende subito il volo, è una merda. No, e vabbè, ovviamente, cioè, in volo cosa pretendi? Prendere la palla del Ghast in volo? Fermi, ok. Vai, sparami adesso. Mi è esplosa in faccia, fermi. Ghast, ti prego! Mi servi, non fuggire! Ghast! Oh, una fortezza! What? Cioè, totalmente random, così, senza sapere che com'è il mondo, ci troviamo fortezze. Perché mi esplode? Sì, lo rilancio, perché mi esplode addosso? Ghast, bravo. Bravo, no. Ho mezzo cuore. Gli è esplosa addosso la palla. Ok, ho mezzo cuore, quindi vorrei evitare di morire, grazie mille. Ok, magari recuperiamo un attimo un paio di vita, sarebbe una cosa abbastanza simpatica recuperare la vita. Dai, per favore, però adesso devi morire. Sei qua a un passo da me. Boom, ok. Grande, droppami la lacrima, ti prego. Lacrima.
C'è la lacrima? Sì, c'è. Bam, ok. Questo è completato. Ora ci manca soltanto 10 blades, il che è molto figo. Tra l'altro, cioè la vita non si recupera. Tra l'altro queste qua mi servono per completare la base, quindi raccogliamole. E fermi però, l'hammer è la versione nuova questa. No, ha soltanto 26 lapislazzoli, quindi non aveva ancora i lapislazzoli. Ah, quindi non era quella versione lì così avanzata. Va bene, tra l'altro il jetpack è già al 67%. Per farvi capire quanto è potente questo jetpack, è tutto. Tra l'altro, devo raccogliere della glowstone, che non fa luce. Perché boh. Ok, ora sta facendo luce. Ok, tra l'altro con l'hammer, vabbè, che adesso non ha fortuna, però se aveva ancora fortuna doveva darci più. Allora, dove saranno i... fermi un attimo, dove facciamo Jay? No, sono un deficiente, non ho messo il punto portale. Fortezza. Ok, questo potrebbe essere un problema. Non ho messo il punto portale. Però dovrebbe... Non lo so dov'è. Cioè, spreca un casino di energia e praticamente vola lento quanto la morte. Zero proprio, perfetto. E comunque il portale è qua, fortunatamente. Tanto adesso non dobbiamo volare. Però un po' mi è dispiaciuto togliere l'altra, la mod, quella là della Advanced Genetics. Però cioè, ho dovuto, altrimenti il mondo non si apriva più. Tra l'altro, madonna, ero arrabbiato abbastanza. Perché io intelligente, no? Cos'è che facciamo? Ma sì, tanto... No, questa qua cos'è? Questa qua non è fortezza, è portale. Perché io ho detto, ma tanto cosa facciamo? Non facciamo mai... praticamente non ho mai fatto backup. E quindi niente, cioè stavo per rischiare seriamente di perdere la serie. E fortunatamente non è successo. Ah, mi prude l'occhio. Quindi dovete ringraziarmi. Quindi fate grazie Jurassic. Oppure non ditemi niente, che vabbè, io so che mi ringraziate. Perché cioè se state guardando questa serie mi ringraziate, altrimenti no. Oddio, cioè, ok, qua ci sono blades però, perfetto. Ok, tanti blades anche. Ok, qua manca un pezzo di mondo. Ok, non si stava soltanto generando. Ok, io faccio in questo modo perché tanto... come posso dire? C'è... Vabbè. Perché tanto c'ho la cosa, la magnet mod attiva, quindi... Dai! Ok. Ok, perfetto, piano. Ok. Blades, vieni verso di me. Blades. No, le fiamme. Blades, perfetto. Ok, bisognerebbe fare una mini... Ok, facciamo una mini farm, dai. Se ci riusciamo facciamo una mini farm. Facciamo una mini farm. Ok, mi sono inceppato su mini, non so perché. Ok, no! C'era il Wither! Cacchio, non l'avevo visto! Mi sono accorto dopo che c'era il Wither dietro. Ah! E ora se... No, lag estremo! Ok, e tra l'altro, cioè, essendo che ho fatto tutte queste cose con il mondo, è diventato instabilissimo. Quindi rischia di crashare da un momento all'altro. E questa cosa non mi piace. Ora, potrebbe essere un leggero problema recuperare la mia tomba. Perché, vi direte voi? Perché là insieme ai Blaze? Io spero che despawnino, ma non ne sono troppo sicuro. Ok, non ne sono troppo sicuro. Quindi vai. Oh, piano. E tra l'altro, oh no, c'era il libro delle quest. È importante non perderlo, perché c'era il libro... esatto. Death. Ti prego. No! Ok, dobbiamo fare una cosa quando arriviamo lì. Bisogna, guardate, bisogna... Respawn, per favore. È lentissimo, ok? Cioè, finché non crasha mi va bene tutto. È lentissimo, però finché non crasha. Ok, ora guardate, facciamo una cosa bellissima. Opzioni, difficoltà peaceful. Ok, ah, adesso possiamo tranquillamente andare nel Nether, recuperare la tomba e poi fare, bam, normal di nuovo. Perché dici? Perché secondo, non riuscirò mai a recuperare quella cesta. Cioè, quella cesta, quella tomba. Perché sono stupido? Lo so che sono stupido. Non dovete dirmelo. Lo so già che sono stupido. Però, no, ti prego, ho fatto una cosa stupida. Ok. Cioè, davvero lagga quanto la morte. Ok, perfetto. Quindi ho perso tutta la mia esperienza, che ne avevo tanta. Tra l'altro anche quella non so come facevo ad averla, però c'era. Cioè, no, perché praticamente ho spostato robe anche nelle cartelle dove salvate le robe. Ho spostato anche qua cose. Boh, non so quello che ho fatto, va bene. Cioè, l'importante è che ho recuperato il mondo. Poi quello che ho fatto, vabbè, cioè, l'ho fatto, ma non so nemmeno io come. Perfetto, magari fammi mettere della cobble qui. Perfetto, questa qui. E magari le torce, poi il cibo che non ho portato, ok, ho portato, e poi il resto è così. Perfetto, quindi, magari adesso fammi un attimo completare lo spawner, Ok, fammi un attimo completare lo spawner, vai. Cioè, vabbè, lo spawner, questo ammasso di pietra che forse sarà uno spawner. Perché, cioè, io sono capace a costruire gli spawner, ok? Di solito quando costruisco uno spawner, non funziona. Oppure funziona male. Come vi ricordate, vero, il mio vecchio spawner, quello di zombie,
come funzionava bene? Ma sì, proprio benissimo. Spawnavano tantissimi zombie, proprio a profusione spawnavano. Ok, magari, cioè, no, non completiamolo. Però magari, cioè, chiudiamo qua la zona. Questa qua è la zona importante in cui bisogna colpire, quindi magari chiudiamola. Ok, vabbè, la facciamo anche di cosa? Di Netherrack, così, eccolo qua. Questo qua è il nostro bellissimo spawner di Blaze. Ok, magari chiudiamo anche dietro, che sarebbe una cosa abbastanza carina. Perché è una cosa abbastanza carina? Perché altrimenti arrivano i tizi come prima. Ok, mettiamo torce, anche se non servono, però boh, fanno figo, allora mettiamo le torce. E qua sono stupido, perché qua bisogna metterlo più in alto. Ok, perfetto, quindi boom, spawner c'è. Ora riattiviamo la modalità normal e farmiamo. No, ah! No, no, lo sapevo! Cioè, così non è neanche partito lo spawner, già buggato e lo spawnano fuori. Cioè, meraviglioso, ragazzi, cioè, meraviglioso. Perfetto, ora qua possiamo far... non possiamo colpirlo. Ok, quindi rompiamo e passiamo in avanti, grazie mille. Ciao, vieni più vicino. No, no, ok. Non ci arrivo, ti prego, no! Ok, però spawnano anche qua fuori. Ok, è una cosa abbastanza carina che spawnano anche qua fuori. Magari sono un deficiente, ho preso fuoco. Magari facciamo un attimo J, punto, mettiamo Spawner di Blaze. Sì, questo episodio sarà molto così, fatto per catturare Blaze. Proprio così vedete la mia scarsezza. Ok, è spawnato qualcos'altro? No. Si avvicina. Grande. No, vado a fuoco, muoio. Sono morto. Perfetto, sono morto per l'ennesima volta. Ok, mi sto cominciando a capire che quell'armatura fa cagare. Quindi, qua avevamo un'armatura di quelle abbastanza carine. Cioè, quella strana, vi ricordate l'armatura quella strana? Ora, vabbè, se mi ricordo dove l'ho messa. Non l'ho messa da nessuna parte. Ok, non so dove ho messo l'armatura. No, ah, giusto, questa cesta è svuotata perché... Dov'è che ho messo l'armatura quella... Ah, forse l'avevo nell'inventario e si è cancellata. Quella strana... non posso neanche vederla perché non c'ho qua in mano cosa. Vabbè, comunque non l'abbiamo. L'abbiamo persa. Ma noi ci faremo una ragione e chi se ne frega continuiamo. Perché noi siamo troppo forti. Troppo forti senza armatura. Cioè, vi ricordate quella tipo strascura, grigia, scurissima? Che era potente, era. Però non l'ho mai messa perché ho detto, ma sì, tanto finì anche la di ferro. E invece avrei dovuto metterla. Ciao. Ok, io un enchantment nether, sì. Ok, ma no, queste robe qua cosa sono, sto cose? Ok, death. Ok, fortunatamente ora è in sicurezza. Vabbè, più o meno. In sicurezza più o meno. Ok, restiamo qua nella zona protetta. Ora, magari c'è tanto il jetpack non serve. Fammi mettere la protezione. Più protezione possibile. Quindi, ok, torce, dove sono le torce? Ho perso le torce, no, eccole qua. Ok, ok. Ok, magari, bam, terra. No, vabbè, questa. Ok, ora vai. Sono tutti qua, sono tutti qua. Bam, ok, sono tutti qua. E qua, bam, ok, blaze rod. Ce n'è uno qua fuori per caso, no? Ne sento uno qua vicino ma non lo vedo. Ok, colpito. Ok, gli manca pochissimo. Fermi, mangiamo. Mangiamo. È spawnato lì fuori. Perfetto. Ora non posso colpirlo, vero? Ok, non posso colpirlo. Meraviglioso. Ok, però questo sì. Bam! Colpito. Cioè, vabbè, mi ha colpito anche a me, però vabbè. Quindi, J, un attimo, togliamo dead point. Ok, quanti che ce ne servono? 10? Fermi, a quanto siamo? 7 su 0. Ok, 7 su 10. Perfetto. È una quest abbastanza easy in realtà. Piano. Ok. Vai. Non lo vedo. Non lo vedo. È là in fuori. Non ok, l'ho preso, l'ho preso, l'ho preso. Silenzio. Questo qua. Oddio no. Ah. Fuoco incrociato. Ok, qua sopra. Ok, lì chiudi. Poi vai qua, colpisci. Bam. Ok. Quindi siamo a 8. Ne mancano 2. Perfetto, ne mancano soltanto 2. Devo riparare questo hammer. Questo vecchio hammer, perché non è il nuovo hammer super potente, questo qua è quello scarso. Ok, speriamo che non spawnino fuori. E c'è anche un ghast qua in giro, però va bene. E devo assolutamente potenziare il jetpack, perché fa schifo! Ok, jetpack è il momento, vai jetpack. Questo tizio deve morire. Guardalo come mi colpisce! No! Oddio, ho poco jetpack! A terra! Oddio, ho un cuore! Cibo. Ci siamo salvati a pelo. A pelo proprio ci siamo salvati. Po' pelo. Ok, vai. Ok, qua siamo chiusi. Qua però magari dobbiamo passare, quindi non chiudiamo.
Ok, però qua siamo chiusi. Difficile, molto difficile. Jetpack 7%, una vera merda. Là ce n'è uno fuori che... Vabbè, facciamo una cosa, rimettiamo questo. Perfetto, vai. Vai. Colpiamoli a caso. No, fermi, non dobbiamo morire. No, oddio, no. Moriamo, 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 moriamo. Non morire, ti prego. Resisti. Mezzo cuore. No, è entrato un coso. Non me l'aspettavo. Ce ne mancava uno. No. Come ha potuto tradirci la nostra barriera impenetrabile? Adesso muori, mucca. Avete visto? È sempre quello di prima, quello che stavamo attaccando in volo. Mamma mia, la malvagità. Ok, questo qua è un episodio molto avventuroso, diciamo. Cioè, avventuroso. Siamo qua in difficoltà per uccidere due Blades, che sono mob normali di Minecraft. Cioè, mi immagino quando dovremmo uccidere mob un pochino più forte. Cioè, no, me lo sto proprio immaginando. Ok. La mia roba, la mia roba, la mia roba! No. Oddio, no. Forse è appena successa una cosa bruttissima. Forse è appena successa una cosa schifosa. Io, avete visto cosa ho fatto? Ho rotto la tomba, mentre stavo raccogliendo gli oggetti sono morto. La tomba era già stata creata, quindi mi sa che tutti gli oggetti li ho persi per sempre. Ed è una cosa meravigliosa. Già, divertente soprattutto. Ti prego, dimmi che ho ancora le mie cose. Madonna, la difficoltà per uccidere due Blades. Guardi due, no, ti prego, le mie robe ce le ho ancora. No, le ho perse per sempre. Ok, ho perso per sempre la mia roba. Quindi, già. Divertente, ho perso per sempre la mia roba. Quindi adesso farò una cosa proprio on camera, così vi mostro quello che faccio. Proprio trasgressivamente on camera. Comunque, mi sa che l'armatura era qua dentro, tra l'altro. Questa, chest buggata, esatto, l'armatura era qua dentro, quindi... Ma usiamo questa armatura. Ok, adesso faccio una cosa che... La faccio. Guardate, faccio una cosa proprio on camera. Faccio, guardate. Andiamo options, cheat mode. Andiamo su hammer. Ci prendiamo un hammer di ferro. Ok. Un piccone. Pickaxe di ferro. Quello della Tinker, però. Dov'è quello della Tinker? Questo. E no, non mi interessano i potenziamenti, però. Cioè, poi l'altro, ma che si chiama? Ma che si chiama? Come si chiama? Martok, ok, Martok. Non mi interessano i potenziamenti. Però non voglio perdere queste cose, perché sono importanti. E soprattutto il libro delle quest. Cioè, se io non ho il libro delle quest, come che dovrei fare il libro delle quest? Quest book. Cioè, come faccio a fare le quest senza libro? Poi tutto il resto non mi interessa. Però l'importante... Vabbè, in realtà il jetpack un pochino sì. Quindi magari prendiamo anche il jetpack. E tutte le nostre verghe di blaze che abbiamo preso sono state ovviamente perdute. Che bello. Ok, ora rimettiamo in utility, perfetto. Ora così non possiamo più citarci nulla. E ovviamente non lo farò mai più. Cioè soltanto adesso, perché è stata colpa di un bug della mod che non ci doveva essere. Perché quelle robe dovevo avere nella tomba. Solo che la tomba non si è creata perché sono morto mentre la stavo togliendo. Quindi yeah. E soprattutto quanti blades siamo? Ce ne manca uno. Che bello. Ce ne manca uno. E tra l'altro questi esatto, queste cose adesso fanno cagare come la morte. Questa armatura però mi sembra molto potente. Cioè proviamola. Cioè vabbè, proviamola. Andiamoci a piedi perché non posso fare nient'altro. Magari il jetpack dovrei ricaricarlo, in effetti. In effetti sì, eh. In effetti il jetpack dovrei un attimino ricaricarlo, eh. Però va bene. Ok, vai, ricaricami il jetpack. No, ok, qua. Tra l'altro qua, con queste palle qua, abbiamo, cioè proprio massima energia abbiamo, sempre. Vabbè, tranne quando le macchine vengono utilizzate che scende. Però, se non stiamo utilizzando nulla, l'energia rimane al massimo. Il che è già figo. Cioè, per il livello a cui siamo in questo momento, è già molto figo avere sempre energia piena. Vabbè, in realtà se non usiamo nulla per forza energia piena. Però avere due batterie da 2 milioni di RF storeggiati là dentro è bello. E soprattutto vabbè, niente, cioè, ah, vabbè, magari dovevo portarmi qualche blocco, però. Ok, ora bisogna andare là subito con l'hammer in mano e proprio prendere la martellata il primo che ci abbiamo davanti. Perché sicuramente ne abbiamo qualcuno davanti. Quindi lo facciamo. Vai. 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 Bam, ok, ucciso, perfetto, questa è completata. Ora leviamo le tende. Remove, remove, remove. Portale, portale, ciao. Ciao Nether, ciao, ci vediamo. Per adesso il Nether è troppo pericoloso. Non ho neanche provato l'armatura, ma sinceramente, cioè, no, non mi fido, ok. Non mi fido del Nether, perché il Nether è una persona malvagia, lo sappiamo tutti. Il Nether alla fine è malvagio, è l'inferno, deve essere cattivo. Ok,
Tra l'altro, la velocità di caricamento del mondo, proprio che dici, mamma mia, è veloce a riportarti indietro. Cioè, però, tra l'altro, il nostro Nether era ancora lì, quindi vuol dire che anche questo mondo è il nostro? No, perché qua ho dovuto copiare le robe, altrimenti non era il nostro mondo. Ok, molto strano, molto strano. Va bene. Non c'è nessun altro, qua il cibo è finito, però come facciamo adesso se il cibo è finito? Bello. Mangiamoci qualcosa, tipo carne cotta o pane, mangiamo il pane. Anzi, facciamo una cosa più figa. Cuociamo il pane e mangiamo i toast. Mangiamo i toast. Guardali qua i toast, che buoni. Danno di più il toast. Li cuocio perché il toast dà molto di più rispetto al pane. Il pane dà soltanto 2,5, il toast è 4, se non sbaglio. Quindi è molto molto meglio. Ok. Quindi abbiamo comprato una quest, la claimiamo, quindi no. E ci serve il Nether Quartz che avevamo, ma abbiamo perso. Beh, quindi in realtà cioè, basta fare così. Cioè, se facciamo così è uguale. Che bello. Ok, cosa prendiamo? Io direi, allora, le reward bag sono belle, però le Blaze Rod non abbiamo. E cioè, non vabbè, no, dai, prendiamo la reward bag. E tra l'altro, questo mezzo cuore non ci serve perché la modalità hardcore non è attiva in questo pack, quindi non ci serve. E going to the end. Bisogna andare nell'end e vabbè, questo lo faremo molto in futuro perché... Vabbè, intanto sblocchiamo la reward bag. Ci dà buono, buonissimo, perfetto, è buonissimo, oxygen, Fermi. C'era un'altra quest con l'ossigeno. Dimmi che me l'ha completata, ti prego. No, è una crafting quest. Madonna. Bisogna craftare, non bisogna vedere se ce l'hai in mano. Madonna, va bene. Comunque abbiamo altro ossigeno. E tra l'altro è già pieno questa cosa di ossigeno. Riempitore di ossigeno è qua dietro, nascosto. È già pieno questo. Vuoi vedere, è già pieno. Ok, sì, è pieno, figata. Bellissimo. Quindi abbiamo più ossigeno di quello che... Vabbè, anche questo qua, tipo ossigeno liquido. Che non avevo idea della sua esistenza, però. Yeah, abbiamo ossigeno liquido. Ed è figo. Comunque, da Jurassic Ocean 10 è tutto. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se vi è piaciuto. Iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto. E noi ci vediamo al prossimo episodio di Space Astronomy. Quindi, ciao a tutti.